buonasera a tutti quanti voi, ben ritrovati insieme al nostro spazio famiglia. Crediamo che questo tempo sarà speciale, sarà meraviglioso. Crediamo che tutto quello che è stato detto possa portare edificazione, possa portare incoraggiamento, possa portare anche istruzioni. Perché tutto quello che facciamo lo facciamo prima di tutto con amore, ma lo facciamo soprattutto con l'insegnamento della parola di Dio. C'è tanto da dire per quanto riguarda la famiglia, il matrimonio, per quanto riguarda i vari ruoli che ciascuno di noi dobbiamo avere all'interno del matrimonio. E tanti valori si stanno perdendo, tanti valori comunque stanno venendo meno, ma noi dobbiamo, come dire, rafforzare e quindi piantare quello che tante cose sono state sradicate dalla famiglia, tanti valori sono stati estirpati dalla famiglia, dalla vita dell'uomo, ma noi cosa vogliamo fare? Vogliamo piantare, vogliamo edificare, vogliamo costruire e demolire tutte quelle idee, tutti quei ragionamenti, quelle abitudini che non sono sani, non sono in accordo alla parola di Dio, non sono in accordo a Dio Padre Onnipotente. Ricordo che tutto quello che facciamo, giusto per precisare, per le persone nuove che ascolteranno e vedranno questo video, tutto quello che facciamo lo facciamo su basi bibliche, perché l'ideatore, ripetiamo, del matrimonio e della famiglia non è stato l'uomo, non è stata la scienza, non è stata la filosofia, ma bensì è stato Dio, il creatore del matrimonio, l'ideatore del matrimonio e della famiglia. D'altronde, in cielo c'è anche una famiglia, Padre, Figlio e Spirito Santo, è la Trinità e tutti e tre vanno d'accordo, tutti e tre sono in armonia e crediamo che quello che c'è nel cielo si possa manifestare anche qua sulla terra, ma per poter manifestare sulla terra quello che accade nel cielo c'è bisogno di persone che credono. Noi insieme a voi crediamo che saremo di quelle persone che lo Spirito Santo si userà per far venire il cielo sulla terra, i modelli divini per farli venire qua sulla terra. Così vogliamo prepararci. Questa sera parleremo di cause dei problemi matrimoniali. Abbiamo parlato prima, nelle scorse settimane, quali sono le responsabilità di una moglie, quali sono le responsabilità di un marito. Abbiamo parlato dell'insegnamento nelle altre serate che abbiamo fatto, di come condurre i figli, l'importanza della famiglia, l'importanza della famiglia spirituale. Questa sera invece voglio parlare delle cause dei problemi matrimoniali. Faremo la prima parte perché ci sarà anche una seconda parte la prossima settimana. Cercheremo di sintetizzare, cercheremo insomma di dare direttive, perché nel nostro cuore c'è il desiderio che ogni persona sposata, ogni famiglia possa vivere bene, possa vivere la benedizione di Dio Padre Onnipotente. Partiti da questo presupposto che Dio vuole benedire la tua vita, vuole benedire le nostre vite, vuole benedire ogni famiglia. Quindi partiamoci da questo presupposto che Dio Padre, quello che Lui vuole fare è benedire la vita di ogni persona e benedire ogni famiglia. Il primo punto di cui tratteremo questa sera è avere una falsa visione del matrimonio. Perché avere una falsa visione del matrimonio? Perché molti arrivano al matrimonio e pensano che nel matrimonio tutto sia facile, che nel matrimonio tutto sia semplice. Molti arrivano al matrimonio perché vogliono scappare dalla famiglia di origine. Tante volte i ragazzi o le ragazze in particolar modo che non vivono bene una situazione familiare, non hanno un buon esempio nella famiglia, cosa fanno? Vogliono scappare dalla propria famiglia e si sposano e pensano che incontrando l'uomo della loro vita possano vivere un matrimonio da favola. Un matrimonio è molto complesso, un matrimonio ha le sue sfaccettature negative, ma anche le sue caratteristiche e le sue benedizioni, e quindi è importante, per poter vivere le caratteristiche belle di un matrimonio e le benedizioni, è importante che sappiamo conoscere come affrontare un matrimonio. Se non sappiamo conoscere, avere le conoscenze, l'equipaggiamento per affrontare un matrimonio, sicuramente comunque avremo dei problemi, e in tutti i matrimoni ci sono dei problemi, ma grazie a Dio
che lui ci ha dato la soluzione come affrontare i problemi nel matrimonio. Quindi il primo problema è avere una falsa immagine del matrimonio, quindi pensiamo che tutto vada bene, ma non è così. Nel matrimonio ci sono dei conflitti, nel matrimonio ci sono delle responsabilità, nel matrimonio siamo due persone. Intanto partiamo dal presupposto che l'uomo è fatto in un modo, la donna è fatta in un altro modo. L'uomo ragiona con un'area mentale, la donna ragiona con un'altra area mentale del cervello. L'uomo ha determinati bisogni, la donna ha altri bisogni. L'uomo è più creativo, la donna è più sentimentale. Tutte queste cose messe insieme dentro una casa, dentro le mura domestiche, quello chiamato matrimonio, ovviamente cosa fa? Che comporta conflitti e si passa da un estremo all'altro. O le persone si sposano e poi, non avendo le conoscenze di quel che comporta un matrimonio, si scoppiano, si dividono. E ci sono divisioni che avvengono come separazioni, come divorzi, ma altresì ci sono anche separazioni che avvengono nella casa. Ci sono molti che vivono nella stessa casa, molti matrimoni che vivono sotto lo stesso tetto, però di fatto sono divisi. Questo non è per niente buono. È importante che ogni matrimonio sia recuperato. Tutto quel che facciamo, lo facciamo con l'intenzione di piantare, come è stato detto, edificare, ma anche recuperare i matrimoni o restaurare i matrimoni o incoraggiare i matrimoni. Quindi è importante che abbiamo un concetto sobrio del matrimonio. Un altro problema che molto spesso accade nel matrimonio, qual è? La mancanza di cambiamento dello stile di vita dopo il matrimonio. Quando due persone si sposano non possono mantenere lo stesso stile di vita prima di essere sposati. Quando due persone si sposano e vanno a vivere dentro, sotto lo stesso tetto, dentro le mura domestiche, tutti, sia uomo, sia donna, sia marito, sia moglie, hanno bisogno comunque di apportare dei cambiamenti nella propria vita, quindi portare un cambiamento di stile di vita nel matrimonio, perché la Bibbia dice non sono più solo, ma bensì sono due. Le due persone che comunque devono coalizzarsi, entrambi devono creare un'unità forte, ed è, tutto questo non avviene in un giorno, non avviene in un mese, in un anno, ma è un processo che è un cammino, un processo che inizia il giorno del matrimonio, finisce quando i due si separeranno, ovvero, intendo di separazione, quando uno dei due va in cielo, quindi torna alla presenza del padre e l'altro resta qua in attesa di andare anche all'altro di seguirlo. Quindi è importante che comprendiamo che un matrimonio comporta uno stile di vita cambiato e quindi avvengono comunque delle complicità nella coppia. Il marito non può tenere gli stessi amici o avere le stesse priorità di quando era scapolo, di quando non era sposato. Nel matrimonio cambiano le priorità e cambiano gli amici. A volte io sento parlare che ci sono mariti che hanno i loro amici, le mogli che hanno le loro amiche, e quindi arrivando a un certo punto si separano, e quindi come matrimonio ognuno cerca di tenere le proprie abitudini, le proprie amicizie, le proprie priorità, e questo nel matrimonio comporta una divisione. Questa divisione comporta dei problemi nel matrimonio perché ci sono priorità diverse. Ma quel che intendo io, quello che insegno io molto spesso, è che quando due persone si sposano, entrambi devono avere un adattamento, ovvero devono adattarsi l'uno all'altro, quanto ad amici, quanto a priorità, e quindi di conseguenza entrambi devono lavorare per avere gli stessi amici, avere le stesse priorità e di conseguenza vivere in uno stesso modo. E quindi avere la stessa direzione, la stessa direttiva, perché se ognuno continua a mantenere il proprio stile di vita o i propri amici, nel tempo questo matrimonio si dividerà. Quindi è importante, cari, che consapevolizziamo per poter edificare un matrimonio solido e stabile,
Abbiamo bisogno di avere le idee chiare. Ci sono cose che dobbiamo lasciare nel momento in cui ci sposiamo, sia l'uomo, sia anche la donna, sia il marito che la moglie, cose che deve lasciare e cose ovviamente dove deve mettersi in discussione per cambiare, per migliorare e per formare insieme al proprio coniuge gli stessi amici, le stesse priorità, le abitudini diverse e quindi è importante che in questo si lavori insieme. È che ognuno non viva la propria vita, perché a volte nel matrimonio accade proprio questo, che ognuno dei coniugi vive la propria vita. Talvolta ci sono anche ognuno dei coniugi ha il proprio conto corrente, i propri soldi, la propria cassa, il proprio mangiare, i propri amici, il proprio sport, le proprie abitudini, ma tutto questo comporta divisione. Se uno pensa di sposarsi e mantenere le stesse abitudini e le stesse priorità che aveva di quando uno era scapolo e quindi non era sposato, questo comunque sono degli attrezzi, delle chiavi dove porteranno una divisione o futura divisione nel matrimonio. Quindi, ripeto, in un matrimonio per potersi edificare ci deve essere un cambio di stile di vita. Priorità diverse insieme al coniuge, marito insieme alla moglie, moglie insieme al marito, e iniziare a lasciare tutte quelle che erano le abitudini e lo stile di vita che si tenevano prima del matrimonio. Ok? Quindi una cosa molto, una verità biblica è che quando ci si sposano ci sono dei cambiamenti, ci devono essere realmente dei cambiamenti. Se non ci sono dei cambiamenti non ci sarà un progresso. Dio vuole che noi progrediamo. Dio ha messo insieme Adamo ed Eva perché voleva per loro una vita abbondante. Io credo che Dio per la tua vita, per il tuo matrimonio, per il tuo coniuge, insieme vuole darvi una vita abbondante. Quindi non una vita misera, non una vita povera, non una vita frustrata, non una vita, come dire, travagliata tante volte, ma vuole darti una vita abbondante, vuole darti un matrimonio abbondante dove tu puoi realmente testimoniare la grazia di Dio, l'amore di Dio nel matrimonio. E ragazzi, tutti coloro che state ascoltando questo video, c'è un grande lavoro da fare nella società. Perché c'è un grande lavoro? Perché tanti valori sono venuti meno, i principi biblici sono venuti meno, ma noi dobbiamo rialzare. C'è una parola molto bella che lo Spirito Santo proprio in questo momento mi sta ricordando, che quando lui ha chiamato Geremia, lui l'aveva chiamato per abbattere, demolire, distruggere, per poi iniziare a piantare, edificare. E così ci sono delle cose che nella nostra vita hanno bisogno di essere demolite, ci sono delle cose nella nostra vita che hanno bisogno di essere distrutte e ci sono delle abitudini nuove che dobbiamo iniziare a piantare, quindi un processo, quindi c'è un cambiamento, un cambio di mente, un cambio di attitudini, un cambio di stile di vita, di priorità, per iniziare ad edificare matrimoni solidi. A volte molte persone pensano che un divorzio, una separazione sia la liberazione delle frustrazioni che si vive dentro. Ma ti dico una cosa, come pastore, una separazione e un divorzio non comporta la liberazione dal proprio coniuge, ma comporta delle ferite. Inizialmente il diavolo inganna le persone e sembra che quando due persone si separano hanno risolto il problema della loro anima, della loro mente, ma di fatto non è così. Ci sono sempre delle conseguenze. Una separazione, un divorzio comporta ferite nell'anima. Una separazione, un divorzio comporta delle paure, comporta insicurezze, comporta ulteriori frustrazioni e paure di iniziare un'altra relazione. E pensiamo quando in una coppia già ci sono bambini, il danno che si fa anche ai bambini, il danno che si fa anche ai figli. Quindi è importante che consapevolizziamo questo, la responsabilità che abbiamo di alzare una nuova generazione, alzare una nuova cultura biblica. Ok? Quindi è importante che comprendiamo tutto questo. I due devono imparare a prendere in considerazione il noi piuttosto che l'io o il tu. Quindi due persone che si sposano
È importante che iniziano a prendere in considerazione il noi piuttosto che dire il mio o tu. Quindi due persone sposate devono cambiare anche linguaggio e quindi devono iniziare a parlare il noi. Cosa facciamo questo fine settimana? Come affrontiamo questa determinata situazione? Cosa dobbiamo fare col nostro matrimonio? Quindi dobbiamo mettere da parte l'io o il tu devi cambiare. A volte si dice nel matrimonio, il marito dice alla moglie tu devi cambiare, la moglie dice al marito tu devi cambiare, ma è importante che consapevolizziamo e cambiamo il nostro modo di parlare e diciamo noi dobbiamo cambiare. Ognuno per parte nostra dobbiamo cambiare modo di parlare, dobbiamo cambiare abitudini, dobbiamo cambiare modo di comportarci, modo di relazionarci, modo di comunicare. La coppia non deve dire tu devi cambiare, puntare il dito, o io sono perfetto e tu devi cambiare, ma la coppia deve imparare il linguaggio noi dobbiamo cambiare, noi possiamo migliorare, noi possiamo crescere. Noi possiamo risolvere i conflitti, non deve dire tu devi risolvere il tuo conflitto, i tuoi problemi o la moglie lo dice al marito o il marito lo dice alla moglie, ma dobbiamo mettere nel matrimonio c'è il noi e non c'è né l'io e né il tu. Non ci sono i miei soldi e i tuoi soldi, ma ci sono i nostri soldi. Non c'è la mia casa o la tua casa. Non c'è la mia macchina o la tua macchina, ma c'è la nostra macchina. Ovvero ci potrebbe essere che in una coppia ci sono due macchine, la macchina che usi tu e la macchina che uso io, ma è nostra. E quindi è importante che comprendiamo il linguaggio del noi piuttosto che comprendere il linguaggio dell'io oppure il linguaggio del tu. Per vivere bene insieme è importante che ognuno di noi, ogni marito e ogni moglie, faccia delle rinunce a qualche vecchia abitudine per poter stabilire delle nuove abitudini. Quindi tutti quanti noi, ogni marito e ogni moglie, deve fare rinuncia a qualcosa per poter migliorare. E quindi abbiamo bisogno, ogni marito, di lasciare, sia marito che la moglie, ha bisogno di lasciare qualcosa, di rinunciare a qualche abitudine, se talvolta anche bella, ma non è buona per la coppia. Può essere qualcosa buona per me, ma non è buona per il mio matrimonio. E quindi io non devo pensare solo a me stesso, il marito non deve pensare solo a se stesso, ma bensì deve pensare al matrimonio, al noi, piuttosto che all'io. Questo non significa che io non posso frequentare una palestra, posso avere un hobby o posso avere un amico, ma ciò non significa che io devo vivere una vita separata. Io posso andare in palestra, posso avere un mio hobby, un mio amico, ma deve essere qualcosa sporadico, così anche mia moglie. Ma ogni moglie, ogni marito deve pensare al noi cosa facciamo e quindi iniziare a consapevolizzare, metti da parte qualcosa, fai qualche rinuncia per potenziare il tuo matrimonio. E io credo che se ciascuno di noi inizia a fare delle sante rinunce, inizia a mettere via da parte delle abitudini, e quindi quale stile di vita che non hanno prodotto un buon frutto, non hanno portato un buon risultato nel nostro matrimonio, io credo che se noi facciamo delle scelte sante, arricchiremo il nostro matrimonio e avremo una vita benedetta nel nostro matrimonio. Abitudini peccaminosi nel matrimonio. Qual è l'abitudine peccaminosa nel matrimonio? Una delle abitudini peccaminose nel matrimonio è rifiutare il cambiamento. Qualcuno, e molto spesso tutti, abbiamo fatto questo errore. Tutti abbiamo usato queste parole nel matrimonio. Mi devi accettare così come sono. Abbiamo detto tutte, quando c'è un conflitto tra marito e moglie, la moglie gli dice al marito, ecco sono così, mi devi accettare, mi hai sposata, mi devi accettare così. Il marito dice alla moglie, ecco sono così, mi devi accettare così. Questo è un peccato, questo è sbagliato, perché tutti noi possiamo cambiare.
Dobbiamo anche stare attenti anche a quello che diciamo, perché tante volte diciamo, ecco, tu stai cercando di cambiarmi. Nessuna persona ci può cambiare, il nostro coniuge non ci può cambiare. Certo, ci può aiutare a cambiare, ma dobbiamo prima consapevolizzare che noi tutti dobbiamo cambiare e quindi dobbiamo migliorare la nostra qualità di vita, sia personale che matrimoniale, che familiare e anche sociale. Tutti quanti noi siamo in un processo di cambiamento, di miglioramento però, non di cambiamento, perché ci sono alcuni che piuttosto che crescere vanno indietro, piuttosto che progredire tornano indietro, quindi non c'è un progresso ma c'è un regresso. Dio ci chiama a crescere, c'è una parola molto bella che la Bibbia dice che Gesù cresceva in sapienza, in intelligenza e cresceva anche in statura, quindi man mano che cresceva Gesù, nei suoi anni cresceva in sapienza, in intelligenza davanti a Dio e cresceva davanti agli uomini. Così ognuno di noi abbiamo bisogno del cambiamento, di crescere. Man mano che cresciamo negli anni, man mano che passano gli anni, dobbiamo crescere in sapienza, in intelligenza, sia davanti a Dio, ma anche gli uomini si devono accorgere dei nostri cambiamenti. È bello quando il nostro coniuge ci dice wow, sei cambiato in questo, quando il marito dice alla moglie wow, sei cambiata in questo, mi piaci, che bel progresso che hai fatto dall'anno scorso ad essere, hai portato tanti cambiamenti, mi sento contento di stare accanto a te. La moglie lo dice anche al marito, wow, quanti progressi hai fatto da un anno a questa parte, che miglioramenti. E il tuo progresso ha portato a un beneficio nella mia vita, sta portando un beneficio nel nostro matrimonio, sta portando un beneficio nella famiglia. E che i figli possano dire papà, mamma, che bello, quanto cambiamenti avete fatto nella vostra vita, nel vostro matrimonio, siamo contenti di voi. Sapete, mi torna proprio adesso in mente, noi abbiamo una coppia qua in chiesa, benedetta, meravigliosa, che amo, che quando sono arrivati qua in chiesa, e quindi quando parliamo di chiesa significa si sono immersi nell'assemblea, nella comunità, questa coppia avevano problemi e conflitti nel matrimonio. I figli erano disperati perché vedevano sempre i genitori litigare, stavano male, ma quando iniziarono a frequentare la chiesa, quando iniziarono ad ascoltare la parola di Dio, iniziarono a lasciarsi curare, lo Spirito Santo ha lavorato nelle loro vite, sta continuando a lavorare nella loro vita, e un giorno mentre erano a tavola, l'hanno testimoniato loro stessi, un giorno mentre erano a tavola le figlie gli hanno detto papà, mamma, come siete cambiati, che bello adesso questo cambiamento, nella nostra famiglia c'è più serenità, stiamo vedendo, gli dicevano al papà, il tuo cambiamento, alla mamma gli dicevano stiamo vedendo il tuo cambiamento. E questo ci fa piacere. Perché tutto questo? Perché tutti siamo in un processo di cambiamento e di trasformazione. Quindi dobbiamo togliere dalla nostra vita questa parola, mi devi accettare così come sono. Perché tutti siamo in un processo di cambiamento. E quindi il marito deve dire alla moglie, ok, sono in un processo di cambiamento, non sono ancora arrivato, ma sto lavorando per cambiare. La moglie deve dire al marito, sono in un processo di cambiamento, sto lavorando per migliorare. E credo che la maturità dove sta, che il marito possa dire alla moglie, il marito che nel processo sta cambiando possa dire alla moglie aiutami a cambiare, e così la moglie dovrà dire al marito aiutami anche tu a cambiare, non vedere tuo marito e tua moglie come un rivale o una rivale per il tuo cambiamento, ma come un aiuto per il tuo cambiamento. Quindi anche una cosa buona, è bella che il marito che sta cambiando possa essere sostenuto e incoraggiato anche dalla moglie. Così la moglie che sta cambiando e quindi in un processo di cambiamento e di trasformazione possa il marito incoraggiarla a cambiare. Dobbiamo togliere anche dalla nostra bocca il non posso farci nulla, sono fatto così e sono fatta così. Questa è una bugia, perché tutti siamo, come dicevo prima, in un processo e quindi tutti possiamo migliorare. Dobbiamo togliere anche dalla nostra bocca, dal nostro pensiero, il mio carattere. Mi hai sposato così e quindi non mi potrei cambiare. Tutte queste parole
Le abbiamo pronunciate tutte e le abbiamo tutti ascoltato all'interno del matrimonio. Questo è il mio carattere, non ci posso fare niente, mi hai sposato così e quindi di conseguenza mi devi accettare. No, il carattere lo possiamo cambiare. Siamo in un processo di cambiamento e di trasformazione. Quindi una cosa molto importante, tu ed io siamo responsabili delle nostre scelte. Tutti quanti noi dobbiamo cambiare, tutti quanti noi siamo responsabili anche delle nostre scelte, se cambiamo o non cambiamo. E biblicamente parlando, i cambiamenti che noi apportiamo qua sulla terra e all'interno del matrimonio, noi saremo lodati un giorno quando arriveremo in cielo. I cambiamenti che noi non apportiamo qua sulla terra, di conseguenza abbiamo delle nostre responsabilità, perché quando saremo in cielo, Gesù, perché la Bibbia dice che un giorno ci presenteremo tutti quanti, credenti e non credenti, ci presenteremo davanti al tribunale di Cristo e dobbiamo rendere conto a Dio, a Cristo, di quello che abbiamo fatto nella nostra vita. Compreso nel pacchetto c'è anche il nostro matrimonio, ovvero tutti i cambiamenti che abbiamo portato nel nostro matrimonio, noi siamo responsabili. Quindi siamo responsabili delle nostre scelte. Il vero cambiamento non è solo comandato da Dio, ma è possibile. Quindi il vero comandamento non è solo comandato da Dio, ma è possibile, altrimenti non l'avrebbe comandato. Così Dio tutto quello che ci dice di fare per il nostro bene. I cambiamenti spesso possono portare grande gioia e grande soddisfazione, o la mancanza dei cambiamenti può portare frustrazione. Quindi tutti quanti noi dobbiamo essere pronti a cambiare. Non ti scoraggiare, perché tutti quanti dobbiamo cambiare. Ed è importante che tu come marito ti metti in discussione per cambiare, tu come moglie ti metti in discussione per cambiare, tu come marito incoraggi tua moglie e dire: guarda, sono pronto, voglio stare al tuo fianco nel tuo processo di cambiamento e di trasformazione. Così anche la moglie dovrà dire al marito: guarda, io sono una tua compagna, voglio stare al tuo fianco nel tuo processo di cambiamento e trasformazione e ho pazienza. Una verità biblica, e con questo andiamo alla conclusione, in Colossesi capitolo 3, versetto 8, la Bibbia dice così: ora deponete anche voi tutte queste cose. E quando la Bibbia dice deporre, significa prendere qualcosa e posarlo, quindi liberarcene. Dice: deponiamo tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non escano dalla vostra bocca alcune di queste parole. Dice: non mentite, la Bibbia, non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dall'uomo vecchio con le sue opere. Quindi per quanti sono cristiani, la Bibbia definisce che non dobbiamo mentirci gli uni agli altri, perché ci siamo spogliati di quell'uomo vecchio che è la natura adamica, la natura di peccato, e quindi Cristo ci ha cambiato il vestito, non siamo più vestiti con quell'abito adamico che dove c'era ira, collera, maldicenze, liti in continuazione, ma la Bibbia ci esorta e dice: rivestitevi del nuovo uomo che si va rinnovando, quindi c'è un cambiamento, non avviene dall'oggi al domani. La Bibbia dice: si va rinnovando in conoscenza e in immagine di colui che l'ha creato. E poi dice: quindi non c'è più giudeo né greco, circonciso, incirconciso, schiavo, libero, dice, ma tutti siamo uno in Cristo. Quindi marito e moglie siamo uno in Cristo, uomo e donna siamo uno in Cristo. E poi dà un incoraggiamento. Cosa dobbiamo fare una volta che ci siamo spogliati di quest'abito adamico? Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. E poi dice: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha qualcosa di dolersi di un altro, così la Bibbia dice: come il Signore vi ha perdonato, perdonate anche voi. Wow!
Che bello quando applichiamo questo nel matrimonio, ognuno individualmente. Il marito non deve aspettarsi che lo metta in pratica la moglie, o la moglie non si deve aspettare che prima lo metta in pratica il marito perché lui è il capo, come è stato insegnato, e quindi prima deve fare lui. È vero, lui, il marito, dovrebbe dare l'esempio, ma se tuo marito non dà l'esempio, inizia tu. Non è peccato questo. Dice: rivestiamoci dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimento di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, che ce ne vuole tante in un matrimonio. Quindi dobbiamo indossare quest'abito di mansuetudine nel matrimonio. Per far cosa? Sopportandoci gli uni gli altri e perdonandoci a vicenda. Il perdono deve essere un'azione continuata all'interno del matrimonio, all'interno della famiglia. Dice: in che modo dobbiamo perdonarci? Come Cristo ha perdonato noi, così noi dobbiamo perdonarci nel matrimonio. Noi non possiamo pretendere di insegnare ai figli il perdono se prima non lo pratichiamo nel matrimonio. E poi dice ancora un'altra cosa: al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Quindi cosa dobbiamo fare in sintesi? Dobbiamo gettare via, sbarazzarci dell'ira, della collera, della mancanza di perdono, del risentimento, dalle paure, dalle insicurezze, per rivestirci di quest'uomo nuovo che si va rinnovando. Quindi è un processo di umiltà, di mansuetudine, di amore. Dice: al di sopra di tutte queste cose, cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivestirci dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e l'amore renderà perfetto il tuo matrimonio. Quindi, caro marito, cara moglie, ma forse sarai ancora, non sei marito, forse ancora non sei una moglie, ma tutto questo ti preparerà per costruire un matrimonio sano, un matrimonio vero, che ti renderà felice. Con questo voglio lasciarti. Dio ti benedica. Prima di chiudere voglio pregare perché il tuo matrimonio sia benedetto. Padre, nel nome del Signore Gesù, questa sera ti voglio ringraziare e benedire per la tua fedeltà, per la tua grazia. Ti chiedo, Spirito Santo, che tu incoraggi ogni marito, ogni moglie, Signore, a mettere in pratica quanto tu ci hai insegnato questa sera. Voglio benedire tutti i matrimoni, Signore. Voglio reclamare, Signore, la tua pace. Voglio reclamare, Signore, la tua, Signore, bontà, la tua mansuetudine. Signore, voglio reclamare, Signore, la tua istruzione in ogni matrimonio. E ti chiedo, Spirito Santo, che tu insegni ad ogni marito e ad ogni moglie a perdonarsi vicendevolmente nel nome del Signore Gesù Cristo. Voglio reclamare, Signore, questa sera, benedizione, il sangue di Cristo Gesù che lava e purifica ogni matrimonio, ogni famiglia, nel nome di Gesù. E ti chiedo, Spirito Santo, prepara una nuova generazione di giovani che sappiano edificare matrimoni sulla base della tua parola e col timore, Signore, tuo. Nel nome del Signore Gesù ti chiediamo tutto questo, e a te vogliamo darti la lode, la gloria e l'onore. Ok, voglio lasciarti questa sera. Ci vediamo il prossimo venerdì. Dio ti benedica. E ricordati, questo non deve essere soltanto un insegnamento, ma bensì una messa in pratica. Ci vediamo prossimo venerdì. Dio ti benedica.